Buonasera a tutte e a tutti, vi ringraziamo per essere numerosi qua allo Sherwood Festival, scusateci per il ritardo. E vado a introdurre un po' quello che è il dibattito, che è il terzo dibattito dello spazio di Sherwood, del Second Stage, dal titolo Diritto di migrare e criminalizzazione della solidarietà nel tempo dei populismi. Ringrazio i nostri ospiti, dalla mia destra Andrea Segre, regista e promotore del forum per cambiare l'ordine delle cose. Io credo che non abbia bisogno di tante presentazioni, un padovano e lo conosciamo tutti per i suoi lavori e per, per il grande contributo che sta dando in termini di narrazione attorno al tema delle migrazioni. Poi vado a presentare Tiziana Barillà. Tiziana ha presentato poco fa con noi il libro sulla biografia politica su Mimmo Lucano. Abbiamo poi con noi Riccardo Gatti, che è il portavoce, il capo missione di Proactiva Open Arms, una delle ONG, un'ONG spagnola impegnata nelle operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, e Giulia Crescini, che è un'avvocata dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Mi scuso, ma c'è stata una variazione della scaletta. Dovevamo avere qua con noi anche Domenico Lucano, però per impegni istituzionali non ha potuto raggiungerci. Abbiamo deciso però di avere un collegamento telefonico con lui, quindi cambieremo appunto un po' la scaletta che ci eravamo immaginati, partendo immediatamente proprio con Domenico. Doveva essere con noi anche Andrea Palladino, anche lui si scusa per non essere potuto venire, lui è un giornalista e documentarista, però per problemi di salute non è riuscito a raggiungere Padova. Quindi, come dire, abbiamo proprio rimaneggiato un po' la scaletta. Partiamo, dicevo, con Domenico Lucano, lo proviamo a contattare telefonicamente per vedere se è appunto dall'altra parte, come dire, del telefono. Proviamo questo collegamento sperando che poi riusciamo a mantenere la linea e a dialogare con Domenico, perché ci teneva innanzitutto a salutare il pubblico dello Sherwood, però ci teneva anche un po' a raccontare in questo momento cosa sta vivendo l'esperienza di Riace, un modello che molti di noi conoscono, un modello non solo virtuoso, ma anche un modello che in qualche modo racconta che esiste un'Italia, esistono delle comunità locali che non solo fanno buona accoglienza, ma fanno proprio convivenza, riescono a creare dal basso nuove comunità, costruiscono sistemi anche di welfare per tutti e soprattutto conoscono il loro territorio, ne hanno cura e cercano, pur in un clima politico per nulla facile, di continuare a portare avanti quella che Mimmo definisce l'utopia della normalità.